Sei appena iniziato il primo anno, ti capisco perché anch'io ho appena finito il primo anno ed ero in crisi al primo vetrino da studiare. Ciao, oggi vediamo come ricordare i vetrini in caso di un esame, specialmente se si parla di istologia o neuroanatomia. Io sono Emanuele, sono studente di medicina, sono diabetico da più di 15 anni. Se ti interessano i video a tema diabete, sport, medicina, sei nel posto giusto. Dopo che hai messo mi piace, ti sei iscritto e commenti qua sotto, guardo tutto il video. Ok, di base, per ricordare i vetrini, serve una buona memoria fotografica. Ora, c'è chi ha una memoria più fotografica e c'è chi ha una memoria più analitica. Nonostante questo, tutti possono ricordare queste cose. Basta seguire una serie di punti. Un consiglio che do, perché l'ho usato io e con me ha funzionato, è prima di guardare i vetrini, avere bene in mente precisamente la singola struttura delle varie componenti che si sta per andare a analizzare. Di cosa parlo? Se ad esempio partiamo di un epitelio pseudostratificato ciliato, dobbiamo saper dire che troveremo delle ciglia, troveremo delle cellule che non sono tutte sullo stesso livello, o meglio, hanno tutte la stessa base ma raggiungono altezze differenti. Se è pluristratificato sappiamo che sarà con più cellule e quindi ne vedremo di più. Bisogna avere bene preciso in mente cosa significa. Questo perché facilita di molto l'apprendimento poi del vetrino. Anche perché le possibilità sono due: o impari il vetrino a memoria e quindi se ti mostrano un'immagine che non è stata mostrata a lezione prendi 0 trentesimi, oppure impari a riconoscere le strutture in base al perché quello è un epitelio pseudostratificato piuttosto che un epitelio pluristratificato. Quindi consiglio che quando stai studiando queste varie strutture, le devi cementizzare qua dentro, studia sempre con delle immagini a fianco, devi familiarizzare sin da subito con l'immagine di cui stiamo parlando. Il metodo che utilizzo io è vedere una decina di immagini diverse, capire di che posizione è, cioè per quanto riguarda l'anatomia, bisogna sapere riconoscere se è una posizione ventrale, dorsale, se il senso del taglio avviene in un senso, diciamo, lungo il piano sagittale o lungo il piano trasversale. Quindi bisogna abituarsi a riconoscere diversi punti di vista e le diverse strutture con diverse forme, quindi. Anche perché basta banalmente cambiare la colorazione che tu sei Fouquet. A questo punto, una volta che tu sai riconoscere bene questa struttura che hai imparato, ne hai vista una decina di immagini e hai capito perché si ha sempre questa differenza, cioè e riesci a riconoscere facilmente perché riconosci bene le differenze rispetto ad altri tipi di cellule, rispetto ad altri tipi di fasci nervosi, come ad esempio possono essere le corna anteriori e posteriori del midollo spinale, puoi procedere aggiungendo un'altra immagine, un'altra struttura. Ora, quando aggiungi la nuova immagine, ripeti lo stesso procedimento, cioè sempre impari la struttura, impari bene come è fatto, impari bene le caratteristiche. Questo perché poi di nuovo, quando riguarderai l'immagine, riuscirai a riconoscere la differenza tra la prima e la seconda struttura analizzata, riconoscendo quindi da un epitelio monostratificato all'epitelio pluristratificato a quello pseudostratificato. E questo procedimento si ripete per tutte le strutture che servono da analizzare. Inoltre bisogna cambiare, come ho detto prima, pure il più possibile non solo il senso in cui viene visto il colore del vetrino, ma anche le immagini che sono lì, perché se tu guardi sempre le stesse 10 immagini, dopo un po' le impari a memoria e non riconosci più le strutture e non riconosci più le differenze. Se te ne mostro uno nuovo, sei di nuovo Fouquet. Quindi, ricapitolando, devi capire molto bene le strutture di cui stai per andare a parlare, devi capire qual è la differenza tra questa struttura e quella che analizzi nel paragrafo successivo e fissarla bene in mente, analizzando anche diverse immagini da diverse posizioni e con diverse colorazioni, se si parla di un tessuto da diverse posizioni invece se si parla di una struttura anatomica. Una volta che le hai fissate, analizzi entrambe le. Una volta che sei passato dalla prima, passi alla seconda, sempre con lo stesso metodo, analizzando però le differenze che c'erano rispetto alla prima, se si pa sta parlando di una medesima posizione o di una. O se si sta parlando, ad esempio, della classificazione degli epiteli. Io ho finito. Se il video ti è piaciuto, metti un mi piace, iscriviti e commenta. Se ti interessano argomenti riguardo diabete, sport e medicina, li trovi sul canale. Io ti ho detto tutto, io ti saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!